Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con il Team Terra che stiamo per fare Gavani, un boss di tipo acqua in cui useremo come team Tezcatlipoca e Golzone Vexial, come potete vedere, come combo di summon. Questo boss è un pochettino più forte di Maculamarius e sinceramente non ho mai provato a farlo da solo, cioè ho fatto molte volte qualche raid sempre chiedendo aiuto ad altri, però non l'ho mai proprio mai fatto da solo. Allora, questo boss ha due trigger, uno al 50% e uno al 10%. Quello al 10% praticamente ci ammazza per forza e quindi per difendermi da quel trigger utilizzerò o Godzone Alexiel che mi dà 100% di mitigazione per un turno, oppure utilizzerò la combo di skill, della prima skill di Alexiel e la terza skill della Phille. Come vedete ho mirato un pochettino l'editing, cioè proprio si può chiamare editing visto che sono due immagini fatte alla cazzo di cane, però vabbè, che prende un pochettino tutto più carino. Il prossimo video sarà di sicuro con il team vento perché ho scoperto, cioè ho quasi finito l'arma e quindi ho quasi sbloccato Seofon, che è molto molto forte e sarà il mio punto di forza con il team vento. E in più con il team vento farò magari qualche video assieme a Brave e proveremo a fare qualche battaglia assieme, che potrebbe essere molto molto interessante. Allora, tutti i mostri di GBF sono in realtà, questa summon la utilizzeremo dopo, per questo mostro è un po' una rottura, inizia tipo a paralizzare tutti quanti e dare noia con alcune mosse ed è una gran rottura. Perfetto. In forma ascia utilizzo il buff di della Phille su Alexiel perché tanto Trio riesce quasi a cappare da sola, mentre Alexiel all'inizio non riesce a fare molti danni perché non ha staccato le 5 stack del suo auto buff, e quindi faccio questa cosa di dare il buff a lei e questo mi permette di aumentare di molto i danni, mentre se utilizzo quel buff su Trio quando è in forma spada, tipo il buff è tipo inutile, sono 2000 di attacco in più e basta, mentre su Alexiel sono 100.000 di danni in più, qualcosa del genere? Boh. E comunque, in sto periodo su GBF c'è questo evento che non è molto particolare, non molto interessante, che ho già fatto il video su di esso, che è quello stupido con in chiamata. Probabilmente farò in futuro un episodio di D&D assieme ai nostri amici del server, che potrebbe essere molto carina come idea. Direi per ora di non utilizzare il Ground Zero di Trio, ma utilizzarlo magari dopo, perché al momento questa mossa fa male. Oddio, ha fatto paralyzed proprio sul personaggio che non doveva paralizzare, perché ora che ha paralizzato il protagonista non posso togliergli il debuff con The Hanged Man, che l'avevo preparato apposta per togliere il debuff. Solo che le summon le evoca il protagonista e quindi, visto che è paralizzato, rip. Ah, cavolo, il Berserk è pure una delle fonti di buff di questo team. Potrebbe essere un grande problema questo. Cavolo. Questa proprio non ci voleva. Perfetto, perfetto. Allora, la quarta skill di Trio abbiamo, interessante. Inizio ad utilizzare la prima skill di Alexiel per difendersi dalla mossa speciale. Io mi sono dimenticato di farlo prima, lo facciamo ora. Perfetto.
Ora mi paralizzo in alto. Speriamo non il berserker. Ok, Twio, perfetto. Togliamo il debuff in questo modo. E iniziamo con la quarta skill di Twio. Perfetto, perfetto, questi sono tantissimi danni. Direi che il prossimo video sarà o su Isaac, che sarà un video di 15 minuti probabilmente, perché dividerò i prossimi video di Isaac in mini video, possiamo dire. Oppure sarà un qualcosa di... sempre di GBF, forse sarà il team vento. Non lo so sinceramente ragazzi, forse non metterò proprio nulla domani. Più che altro non è proprio... questo canale non è fatto apposta per fare un video ogni giorno. È proprio fatto un video così per cazzeggiare. Fatti apposta per divertirsi, ecco. Ora forse, non ne sono sicuro, mi sa di no. Dovremmo andare nel trigger del 50%? Credo proprio di no. Mi sa proprio di no. Infatti ci andiamo ora, nel prossimo turno, credo. Sì, credo proprio di sì. Perfetto. Direi, sì, di fare attacco e massa speciale con Tio e gli altri dopo i bonus di Tesca Tripoca. Adesso c'è il trigger del 50%, ma vabbè. Dovrei riuscire a resistere a questo. Perfetto. Allora, le stack di Alexel sono staccate al massimo, quindi perfetto. Lei dovrebbe riuscire a fare tutto il danno che gli serve. Che riesce a tirare fuori da lei, ecco. Stiamo andando bene. In futuro proverò a farmare Octo e quindi portare anche lui nel team. Invece sarà probabilmente un team di Trio, Alexiel e Della Fille. Purtroppo perché Della Fille riesce a fare tanti buff forti, ma i suoi danni sono veramente piccoli. Fa veramente poco danno. Questo è il suo punto debole. Troppo. Aggiungerei. Allora. Ora dovremmo avere il 70% di bonus d'attacco con Trio. Sui autoattacchi, grazie perché entra la spada, ecco infatti. Forse porterò anche qualche video su Bitiros. Potrebbe essere molto molto interessante. Su Bitiros. Allora, direi di usare la prima skill dell'Elixir per difendersi e andare avanti a picchiare. Poi inizierò a formare per un pochetto tutti i team, perché voglio portare video con tutti i team e poi quando saranno eventi nuovi li faccio per bene, eccetera. Purtroppo il team in Lucio è il team che poi devo farmare di più di tutti, perché è un bordello da farmare. Ma vabbè. Allora, da non tantissimo ci sarà il trigger del 10%, che dovremmo difenderci usando Alexiel, la summon e non proprio il personaggio. Allora, ci ha bloccato le skill al protagonista purtroppo, e ci abbiamo anche il blind. Una gran rottura quella. Non abbiamo più il blind, che è la cosa più odiosa. Tassetto turni, abbiamo questo, ok. Allora, il prossimo video su The Binding of Isaac sarà una partita in hard con Isaac, in cui magari proviamo a sbloccare qualche personaggio o qualcos'altro.
sarà divisa in, in mini episodi di 15 minuti o più, poco di più. E poi inizierò anche Agarest, che è un gioco RPG strategico, inizierò pure quello. Devo usare The Angered Man qua per togliere il debuff di, del protagonista e di Alexiel, che mi serve proprio. Perfetto, perfetto. Allora, ok, direi di utilizzare una bella emoji. Vabbè, sticker, vabbè. Ci mettiamo Yo-Hei-Ho per ottenere una pozione blu e curarci. Possiamo ottenere nei raid due pozioni blu, una da facendo un commento in chat, tattino, oppure richiediamo uno sticker, oppure richiediamo aiuto. In quel modo otteniamo le pozioni blu. Probabilmente al prossimo turno sarà con il trigger dei 10, ma non lo sono così tanto sicuro. Mi sa che non lo raggiungiamo. Quindi utilizzerei la difesa di Alexiel e basta. Infatti, c'è questa mossa speciale che... Ah, ok. E invece ora utilizzerei lei. Perfetto. Che fa il trigger del 10% in questo turno, di sicuro. Che è proprio una gran rottura. L'odio veramente, veramente tanto. Ah, giusto. Se entrate nel server Discord e volete giocare a questo gioco, posso sempre insegnarvi come fare, eccetera. La difesa in... Ok. Ora che si è trasformato e ha fatto la mossa speciale potente, eccetera, la sua potenza è più forte di... cioè la sua difesa è molto più alta e quindi faremo molto meno danno. Questo potrebbe essere un problema, ma dovremmo farcela. Sono gli ultimi turni di questa battaglia, ecco. Veramente facciamo pochissimo danno, quasi nulla. Ma va bene, dai, ce la possiamo fare. Più fa tanto fa tanti tipi attacchi. Se mi super per il buff e ricordarmi il protagonista e fare questa mossa speciale contro io, che farà 2 milioni di danno bonus, che saranno proprio oro. Ah sì, bellissimo. Ah sì, guadagna 200.000, no, se 200.000, 200 milioni di HP mi sembra. Ok. Se qualcuno interessa questo gioco, ovviamente vado in un server, perché a parte quello poi ci sono un botto di cose, League of Legends, Rainbow Six Siege, abbiamo creato proprio un server fatto per bene. E allora, direi che è quasi morto. In questo, nel prossimo turno muore. Oh, mi ha fatto di nuovo questa skill. Aia. Beh, bye bye. Ci ha pensato Alexiel. Perfetto, perfetto. Vediamo un attimo i drop che ci ha dato. Niente di così tanto interessante. E volevo far vedere che appunto la build è praticamente la stessa. Ho semplicemente qualche più in più che ho farmato in sti giorni. E invece di Europa sto utilizzando Anat per avere un pochetto più di statistiche d'attacco. Nient'altro. Per oggi è tutto. Ci vediamo, ragazzi. Ciao.